Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Oggi andiamo a fare il petto di pollo, come dico io. Il petto di pollo è un pezzo di carne che si può utilizzare in mille modi e maniere. Chissà perché in Italia ti dicono soltanto petto di pollo quando si parla di dieta. No, io oggi lo renderò più grasso che mai. Faremo una pasta al forno con protagonista il petto di pollo accompagnato da delle verdurine veramente deliziose. Una bella besciamella leggera, insomma, perché vi sto raccontando tutto? Andiamo a vedere. Ma quasi tutti conoscono la mia besciamella, la mia ricetta, quindi andatela a vedere sul mio blog e troverete le dosi. Pentolino, burro dentro. Quando il burro è sciolto, farina. E girare, girare, girare fino ad ottenere il roux, cioè farina e burro si legano e vanno a formare questa roux. Dopo la roux mettiamo la noce moscation. La noce moscata si deve sentire. Perché dico che questa è una besciamella leggera? Perché non la andrò a fare molto compatta o molto cremosa, la voglio più liquida che cremosa, quindi una besciamellina che mi vada a alleggerire tutto il piatto di pasta. Ovviamente con le dosi che trovate sotto al video della besciamella, allungate semplicemente con un po' di latte finché non raggiungete la consistenza esatta, ecco. Vedete, pochi istanti e il latte già si è addensato con la roux. Adesso andiamo semplicemente ad allungare un pochettino. Pochi secondi e la nostra besciamella è pronta all'uso. Adesso la mettiamo da parte. Adesso tagliamo un peperone a striscioline. La padella sul fuoco si accende, ovviamente, se no non si cucina. Che idiota! Poi mettiamo il peperone dentro, così. Lo saliamo. Eccolo qui. Poco sale. Pepe. Uno, due, tre. Uno spicchio d'aglio. Allora, io al peperone do 5 minuti di cottura, tagliato sottile così, 5 minuti di cottura. Se lo tagliate più largo a quadrotti, fate voi 10 minuti, non di più. Deve rimanere croccantino sotto i denti, perché a me la cosa spappolata da centro anziani a me non piace assolutamente. Adesso facciamolo soffriggere così, poi andremo a mettere dentro i funghetti. Adesso funghi champignon. E via. Passati 5 minuti, andiamo dentro di mushrooms, funghi, setas, chiamateli come volete. Guarda qui, mettiamo ovviamente pizzichino di sale per aggiustare e si continua a cucinare altri 5 minuti. Allora, bianco del fungo, rosso del peperone, completiamo sta bandiera italiana col verde dei broccoli che ho prelessato. Anche il broccolo deve cucinare, ma non si deve disintegrare. Un pizzichino di rosmarino, pizzichino appena appena. Allora adesso verdure cotte, perfettamente, togliamole. Adesso passiamo al nostro pollo. Il nostro pollo lo faremo a striscioline, ma voi potete farlo a cubetti o come meglio credete, ok? A me piace il pollo che sotto i denti si sente, quindi farò queste dimensioni, questi dischetti così, no strisciolina, scusate. Adesso andiamo a mettere il pollo in una bowl. Goccettino di olio, sale, pepe, un po' di crema di aglio e mischio così. Mischio tutto quanto. Se volete potete mettere anche un goccio di aceto balsamico, io non sono un gran fan dell'aceto balsamico e ripeto che la maggior parte dei miei piatti poi vanno a mio figlio, quindi però vi consiglio. Schizzo di vino, così. Adesso nella padella dove abbiamo fatto le verdure non la pulite, perché altrimenti la andate a sciacquare di tutti i sapori di cui era pregna. Quindi vado a mettere senza olio il petto di pollo in padella così, temperatura alta, come potete notare,
voglio praticamente ottenere un pollo ben dorato, quindi dischetti sottili, si cucina in breve tempo, fiamma alta, si colora in breve tempo. Il succhetto qui che avanza lo mettiamo sopra? Assolutamente sì. Andiamo a girare dopo un paio di minuti ed eccolo qua, quello che io intendo per dorato. Voglio il pollo colorato, non lesso, che deve mettere appetito soltanto a guardarlo. Eccolo qui, 3 minuti, poi inoltre la breve cottura, perché sono fettine sottili, temperature alte, breve cottura, rimarrà un pollo bello succoso, guardate qui, bello succoso e tenero, non rimane quella sola che fa male tutta la gola. Guardatelo qua, ditemi che non avete voglia di mangiarlo adesso, ma non è finito. Adesso, stessa padella, quindi sporcate una sola padella e qui ci cuciniamo la pasta. Guardate qui, l'acqua prende il colore di quello che abbiamo cucinato fino adesso, quindi la pasta sarà colorata, non sarà slavata, bianca, e a me piace da morire. Se vi siete chiesti perché non hai messo tutto insieme pollo, verdure eccetera, perché il pollo mi sarebbe venuto lessato, le verdure sarebbero venute tutte mischiate, mescolate come un minestrone. Invece con questo metodo qui ogni singola verdura, ogni singolo vegetale ha il suo sapore ben distinto, che messi insieme creano un bel mix. La differenza c'è, quindi fate quello che ho fatto io, poi sporcate una padella sola, meglio di così che volete. Adesso vi farò vedere come in forno, cioè così. Adesso gli ultimi minuti di cottura, bam, mettiamo tutte le verdure dentro, solo le verdure, l'accompagniamo con una bella spruzzata di prezzemolo, bello saporito, bello fresco, e si salta, mamma mia che odore, il prezzemolo fresco saltato ragazzi rilascia un odore assurdo, è bellissimo, è bellissimo. Tanto il prezzemolo non lo calcolano proprio, ma se è buono e fresco, madre mia! Adesso, pochi istanti e spegniamo. Non so voi, ma io quando faccio la pasta al forno, la teglia la imburro, come se stessi facendo una torta, quindi un ciambellone. La imburro perché? Perché poi il croccante, la parte croccante che rimane sotto della pasta, mi viene bello dorato e saporito. Provatelo perché è una figata. Adesso mettiamo dentro la pasta con tutte le verdure, guardate, io gradirei un applauso per questi colori ragazzi, mamma mia, che colori, che bello. Adesso vado a mettere il pollo a pezzettoni sopra, quindi non lo mischio, voi potete fare quello che volete, la pasta al forno è mia, la faccio come dico io. Così che quando la vado a prendere ho un pezzo sicuramente di pollo, se la mettete in mezzo magari qualche pezzetto va più da una parte, pezzetto va più da un'altra, invece così lo cospargo bene a mano e va bene così. La salsetta che rimane dentro, neanche ve lo dico, si mette dentro e guardate che bellezza, la besciamella fatta in casa ragazzi miei. Eccola qua, guardate che bellezza, non tantissima perché non deve essere un piatto pesante, non ci deve sguazzare dentro, però deve essere sufficiente per rilasciarmi una pasta cremosa. Ripeto, tutti gli ingredienti, pesi e misure sono sotto al video, c'è una freccettina, la pigiate, vi si apre il mondo. Quindi perché mi stanno chiedendo tutti quanti, ma non dici i pesi, non dici le misure, io dico tutto quanto. Ecco qua, ricoperta dalla besciamella e già viene appetito, qualche pezzettino di mozzarella, altrimenti una pasta al forno non ha motivo di esistere senza mozzarella, in questo caso uso del fior di latte, bello scolato prima, altrimenti è troppo bagnato e non mi piace. A chiudere un bel po' di grana, mamma mia, quindi o parmigiano o grana padano, usate quello che volete, è sempre buono.
Adesso al forno a 200 gradi fino a creare una bella gratinatura on the top, ventilato. Allora ragazzi, l'ultima accortezza: se volete croccante, colorato, gratinato veramente tanto, che a tanti piace la pasta un po' brustolita sopra, allora dovete aumentare la dose di besciamella, altrimenti vi andrà a succhiare tutta l'umidità e quindi il piatto rimarrà un po' secco. Invece, come la sto facendo io adesso, aspetterò che il parmigiano, il grana e la mozzarella si vanno a sciogliere bene, la besciamella non vada a compattarsi troppo e avrò un piatto cremoso, mozzarelloso, ma non croccante. Allora, dopo un quarto d'ora in forno, eccolo qui, la pasta al forno, ragazzi, c'è un odore, madonna mia che odore. Facciamo il nostro solito giro nel piatto, guardate la mozzarella e il grana che si sono sciolti perfettamente, la pasta non è secca. Mamma mia che odori ragazzi miei. Eccola qua, calda, caldona, questa la dovete servire, però fatela riposare un pochettino, si rilassa e poi la servite. Ragazzi, fate veramente centro con questo piatto, guardate qua, fila, è cremoso, è cremosissimo, guardate, è bollentissimo. Guarda. Guarda, è cremoso, mamma mia, che buono. Guardate qua, guardate qua quanto è cremoso. Mamma mia, spettacolare, spettacolare. Mamma mia. Mio Dio, è spettacolare. Pasta al forno in bianco, pollo e vegetali di Zimone, come sempre, la migliore del mondo. Assaggiatela, fatela come l'ho fatta io e mangerete davvero qualcosa di speciale. La domenica mattina non c'avete niente da fare, ma non c'avete niente da fare, io sto sempre a cuore la mattina, non c'avete niente da fare domenica mattina. Fatela questa qui perché è veramente buona. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, vi prego, mettete un like se vi piace o la mia faccia o la pasta o entrambi, se non vi piace non mettete niente, è meglio. Ci vediamo alla prossima ricetta, come sempre da Simone, ciao a tutti.